Ciao a tutti da Vittorio. Molti tifosi sono convinti che per vincere la Champions League bisogna avere una proprietà americana. Gli americani vengono, investono tanti soldi e la squadra si trasforma e riesce a competere con i grandi club europei. Io ho sempre detto che non è questo il caso, che non è la proprietà americana che ti fa vincere, anche perché abbiamo tanti casi, soprattutto in Italia, dove tante proprietà americane hanno fatto non male, malissimo in Italia, e al momento solo il Milan e solo una volta ha vinto lo scudetto con una proprietà americana e stiamo vedendo che quest'anno le cose al Milan non sono andate benissimo. Ma in Inghilterra le cose vanno un po' diversamente. Però bisogna dire una cosa, che molti americani, soprattutto fondi di investimento, quando comprano un club non lo comprano per vincere, ma lo comprano per fare soldi. E in generale, chiunque compri un club di calcio, l'obiettivo è sì vincere, ma anche guadagnarci da questo investimento. Ecco, c'è un magnate americano che lo scorso anno ha comprato il Chelsea da Abramovich, Todd Boehly, che in realtà voleva comprare il Chelsea per vincere. Lui aveva già una squadra di baseball in America e una squadra di basket, voleva dimostrare a tutti di poter vincere anche nel calcio. E invece bisogna dire che nonostante tanti, tantissimi investimenti, perché non c'è nessuna squadra che nelle ultime due sessioni di mercato, sia quello estivo che quello invernale, hanno speso più del Chelsea. Eppure i risultati sono stati deludenti, perché il Chelsea non solo non è mai stato vicino a lottare per il titolo, ma addirittura ha quasi rischiato la retrocessione nonostante 300 e passa milioni spesi. E gran parte del motivo per cui il Chelsea ha fatto male quest'anno vanno dati al nuovo presidente, a Todd Boehly, l'americano che ha comprato il Chelsea e ha fatto un errore dopo l'altro. Ma qua non valutiamo il mercato del Chelsea, qua vi voglio raccontare un paio di aneddoti clamorosi che vi devono far capire perché ogni tanto le proprietà americane non sono proprio la scelta giusta. Partiamo da un presupposto, ovvero questi miliardari, stramiliardari come Boehly, sono gente presuntuosa, gente convinta di poter riuscire in tutto. Bene, molti americani di calcio ci capiscono poco, molto poco, e sarebbe molto più intelligente affidarsi a qualcuno che ci capisca di calcio che fare tutto in prima persona. Ecco, uno dei motivi, ripeto, di questo fallimento del Chelsea è da ricercare proprio nel presidente Todd Boehly, che è uscito fuori a inizio campionato, andò a parlare con l'allora tecnico del Chelsea, perché neanche cacciati qualcuno, Tuchel, che insomma ha fatto benissimo nel Chelsea con la precedente gestione, per dimostrargli di comprendere di calcio, per dimostrargli di non essere il solito americano che non capisce niente di calcio, andò dall'allenatore tedesco e gli disse: questa è la formazione che voglio vedere, che secondo me è la formazione titolare. Bene, presentò un foglio con uno schema 4-4-3. Già qui capite che di calcio non ci capiva niente, infatti voleva che il Chelsea giocasse in 12, questo a dimostrare quanto ci capisse di calcio. E uno dei motivi per cui il Chelsea ha fallito è il suo pessimo rapporto con l'allenatore tedesco Tuchel. Ovviamente Tuchel non ha gradito questo inserimento di Boehly dal punto di vista tattico, anche perché dimostrò di non capirci niente, ma non è stato solo questo a rovinare il rapporto. Pensate che durante una partita del Chelsea in casa, in particolare Chelsea West Ham, che finì 2-1 per il Chelsea, il presidente Boehly provò ad entrare nello spogliatoio all'intervallo, e non per fare un discorso alla squadra, magari per incoraggiarli, eccetera, ma semplicemente perché aveva degli amici che erano venuti a vedere la partita del Chelsea e lui voleva fargli vedere lo spogliatoio del Chelsea. Voi immaginate la scena. Intervallo, fine primo tempo, l'allenatore sta parlando con i giocatori, sta dicendo gli accorgimenti tattici, cosa cambiare, cosa funziona, eccetera. A un certo punto apre la porta il presidente del club del Chelsea con dietro gli amici e dice: vedete, questo è lo spogliatoio del Chelsea, vedete, là c'è il televisore, questi qua sono gli spogliatoi, questi qua sono le docce, eccetera. Ecco, una scena imbarazzante, una scena che nessun presidente mai avrebbe fatto. Tant'è che Tuchel si arrabbiò tantissimo, chiuse in faccia la porta al presidente del Chelsea e non lo fece entrare, e non fece entrare soprattutto gli amici del presidente che volevano vedere lo spogliatoio. Il Chelsea vinse quella partita 2-1 contro West Ham, ma pochi giorni dopo Tuchel fu esonerato. Bene, è uscito fuori in questi giorni che il motivo dell'esonero non erano i scarsi risultati dell'allenatore del Chelsea, ma è stato proprio quello.
fatto che Tuchel abbia chiuso la porta in faccia al presidente del Chelsea e non abbia fatto fare al presidente il tour dello spogliatoio del Chelsea a fine primo tempo, una cosa che ovviamente nessun allenatore avrebbe fatto, ma che nessun presidente di calcio sano di mente avrebbe mai fatto vedere il tour. Al massimo glielo fai fare prima dell'inizio della partita oppure dopo l'inizio della partita. Ma questo non è l'unico episodio imbarazzante di Burley, il presidente del Chelsea, perché è stato riportato che più volte a fine partita il presidente del Chelsea è sceso negli spogliatoi per discutere con i giocatori e nei suoi discorsi ha dimostrato di non capirci assolutamente niente di calcio, dicendo cose che anziché tirare sul morale hanno fatto ridere i giocatori perché dimostravano come Burley non capisse neanche le regole base del calcio italiano, non capisse neanche le regole base del calcio. Evidentemente lui conosce il baseball, il basketball, magari anche il football americano, ma di calcio assolutamente zero. Ed è questo uno dei motivi per cui il Chelsea, nonostante tanti, tantissimi soldi spesi, si è ritrovato addirittura a lottare per la retrocessione. Ecco, io dico che gli investimenti americani sono sicuramente importanti, portano soldi, ma non è sempre questa la ricetta vincente. Bisogna sì avere tanti soldi da investire, ma affidarli a uno bravo, a uno che ci capisce di calcio, o uno che o almeno ha l'intelligenza di capire: io di calcio non ci capisco niente, mi devo affidare a uno bravo che mi fa far bene in campionato e in coppa. Ecco, Burley sicuramente, nonostante i tanti investimenti, ha dimostrato di essere un disastro e il Chelsea ne sta pagando le conseguenze. Tuchel è stato esonerato, lo sapete tutti, ma anche Potter, preso a peso d'oro, un acquisto che ha fatto molto discutere, no? Preso dal Brighton, portato al Chelsea, dove ha fatto un disastro, anche lui è stato esonerato, e attualmente in panchina c'è Lampard che sta facendo addirittura peggio dei due precedenti allenatori. Ma la cosa che piace a Burley di Lampard è che Lampard ha detto: non ho problemi se il presidente viene negli spogliatoi durante la partita, ed è una cosa che è già successa, ed è per questo che Lampard è ancora in panchina del Chelsea. Ti è piaciuto questo video? Dimostramelo con un bel mi piace e mi raccomando, se non sei ancora iscritto al canale, fallo subito perché ogni giorno ti presenterò un nuovo video sul calcio. Grazie.